Genova non dimentica, Genova libera non dimentica. Con questo slogan la Camera del Lavoro dal 30 giugno prossimo organizzerà una serie di eventi e di iniziative 50 anni dopo la rivolta che vide come protagonisti soprattutto i portuali del capoluogo ligure contro il congresso dell'allora movimento sociale che si sarebbe dovuto riunire proprio a Genova, una sorta di adunata fascista nel 1960. A 50 anni dalla sollevazione popolare del 30 giugno 1960 contro la decisione del Movimento Sociale Italiano di organizzare a Genova il proprio congresso, la Camera del Lavoro vuole ricordare i fatti che coinvolsero il capoluogo ligure anche attraverso la memoria di chi ha vissuto quelle giornate. Offrendo una prova di unità antifascista clamorosa, convinta, appassionata, una prova di grande civiltà, di grande patriottismo. Una rassegna che ripercorre i momenti salienti, a partire dalle giornate genovesi, per passare agli avvenimenti che coinvolsero tragicamente Licata, Reggio Emilia, Palermo, Catania e Roma. Dal 26 giugno al 7 luglio a Palazzo Ducale gli scatti fotografici e una rassegna cinematografica dedicata all'antifascismo, in cui sarà proiettato anche il film I ribelli, che Mimmo Calopresti sta finendo di girare a Genova in questi giorni. E mercoledì 30 giugno a Palazzo Ducale un convegno 50 anni dopo. Che riflette sulla nostra democrazia e su come è cambiato il paese e su cos'è oggi la democrazia in Italia, la sua Costituzione, diritti negati, la libertà di stampa. Ma anche la partecipazione di Paolo Rossi e il concerto di Cisco e Africa Unite.